di essere brevissimo e salutare e portare il saluto degli amici di Nettuno e anche di amici di altri qualche altro paese della provincia di Roma che oggi sono qui con noi per conoscere Pino e dare anche loro il loro contributo a questa battaglia, perché di battaglia si tratta. E io credo che questo mio intervento possa cominciare con due parole d'ordine. Abbiamo la necessità di vincere, abbiamo il dovere di vincere. Abbiamo la necessità di vincere perché la regione è la vita di tutti quanti noi. A Roma a volte neanche si sa che esista la regione, la provincia, esiste il comune, che fa quasi tutto, esplica tutte le funzioni amministrative che investono la vita dei cittadini. Noi della provincia invece siamo investiti in pieno di segmenti delle attività amministrative della provincia e della regione. Votiamo per la regione, quindi a ognuno di noi interessa che ci sia una regione che invece di chiudere gli ospedali li apra, come fece la vecchia giunta, perché la differenza che c'è stata fra la giunta Marrazzo, solo per parlare di sanità, tra la giunta Marrazzo e la giunta precedente della PDL, del Popolo della Libertà, è stata quella che l'allora giunta aprì addirittura più ospedali, il Tor Vergata e il Sant'Andrea. Questa giunta ha fatto un piano per chiudere gli ospedali. La vecchia giunta aveva impostato il lavoro di apertura, il progetto, stava addirittura d'arrivo tutto quanto sulla nostra croce quotidiana che si chiama Strada Statale Puntina, che adesso più statale non è, è regionale e provinciale, e questa giunta invece ha bloccato tutto quanto su pressione dei Verdi. La precedente giunta aveva impostato un'attività sociale, la social card, che aiutava gli anziani, i giovani. Questa attuale giunta del presidente Marrazzo, e poi parleremo anche un tantino di lui, ha fatto esattamente il contrario, ha levato tutte quelle garanzie sociali che potevano aiutare chi tanto non se la passa bene. E allora, di fronte a queste necessità, che sono le necessità di tutti i giorni noi, perché quando si parla di politica, e voi qui siete così numerosi, e non certo per venire a mangiare, perché grazie a Dio qui da mangiare ce l'hanno tutti, ma solo per ascoltare chi si propone per governarvi e per rispondere alle vostre esigenze, la gente che cosa chiede a chi amministrerà questa regione? Risolvici qualcuno dei nostri problemi, ma realmente, come qualcuno precedentemente aveva fatto e per fortuna non ha potuto continuare a farlo. La giunta Marrazzo non ha dato segni di questa capacità, non ha inciso nella nostra vita quotidiana, se non in maniera negativa, e basta vedere la vita di tutti i giorni dei pendolari di Anzio Nettuno su questi treni da Far West che ancora caratterizzano le nostre giornate di lavoratori, perché questo siamo gente che vive in questo paese, vive e lavora in questo paese e ha necessità che le cose migliorino. E quando dico che abbiamo il dovere di vincere, e non mi dilungo su tutto quello che sarà poi l'aspetto amministrativo, perché ne parlerà meglio di me il nostro candidato Pino Palmieri e speriamo questa sera anche Maurizio Gasparri. Quando dico che abbiamo il dovere di vincere, perché abbiamo il dovere di vincere? Perché abbiamo di fronte due mondi, il mondo della sinistra radicale e il mondo dei valori, della storia, della tradizione di centrodestra.